Il fascino e le emozioni del Medioevo hanno avvolto Acquasanta Terme, dove in tanti hanno potuto rivivere una straordinaria giornata di rievocazione storica che ha riportato in vita le atmosfere di un'epoca lontana ma mai dimenticata. Il corteo storico che ha preso il via proprio da Castel di Luco, tornato al suo antico splendore dopo l'opera di ristrutturazione e riqualificazione, ha catturato l'attenzione di residenti e turisti. Figuranti avvolti nei tradizionali ed eleganti abiti di velluto, accompagnati dai tamburini e dalle chiarine del sestiere di Porta Tufilla della Quintana di Ascoli, hanno sfilato in un suggestivo cammino per le vie della frazione termale, fino a raggiungere la piazza di Paggese, dove si sono esibiti gli sbandieratori e i musici dell'Arme Rossonera, che hanno riempito l'aria di suoni e colori antichi. A vestire i panni del castellano, Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, che ha patrocinato e sostenuto con convinzione la rievocazione storica. E sicuramente una bellissima emozione, è un grande onore avermi invitato qui a questa rievocazione storica. Come voi sapete, il BIM sulle tradizioni, sulla storia del nostro territorio è sempre presente e non poteva non esserlo qui a Paggese di Acquasanta Terme. Una bellissima rievocazione che comunque ha portato tante persone oggi qui, diciamo con il caldo, comunque siamo a una temperatura giusta oggi, e sempre, come dicevo prima, una bella emozione dare la possibilità a questi piccoli borghi di in pratica fare iniziative di questo genere che ricordano, rievocano il passato, e quindi bene, siamo fieri, orgogliosi di poter partecipare anche negli anni futuri. La manifestazione, voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Acquasanta Terme, segna il ritorno di un appuntamento che mancava da alcuni anni. Il sindaco Sante Stangoni ha espresso grande soddisfazione per il successo della giornata medievale, sottolineando come la comunità abbia risposto con entusiasmo alla riproposizione di questa tradizione che unisce storia e cultura. È fondamentale, insomma, mantenere quelle che sono le tradizioni di questi luoghi. Erano un po' di anni che per svariati motivi non si riusciva a fare una manifestazione del genere. Siamo ripartiti, diciamo, con molta calma, però nello stesso tempo ci teniamo tantissimo affinché appunto si possa avere negli anni successivi, insieme alla festa del patrono qui di Paggese, di San Lorenzo, anche questa cena medievale. Quindi noi siamo felici, diamo anche cultura, perché la cultura comunque poi è importante, no? Per questi territori non basta il turismo, ma serve importante anche le tradizioni che nelle tante frazioni abbiamo. E colgo l'occasione di ringraziare appunto Porta Tufilla per averci, insomma, dato l'opportunità di collaborare con lui. Quindi penso che nei prossimi anni andremo sempre in questa direzione. La serata è proseguita con una cena spettacolo che ha ulteriormente arricchito l'esperienza dei partecipanti. Un banchetto medievale ispirato alle pietanze dell'epoca ha deliziato i presenti, mentre gli artisti della Compagnia dei Folli hanno intrattenuto il pubblico con una esibizione coinvolgente fatta di suoni, luci e acrobazie mozzafiato. L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'Associazione ERA, che ha lavorato con dedizione per garantire il successo di questa rievocazione storica. Grazie al loro impegno, Acquasanta Terme ha potuto rivivere per una notte il fascino e la magia del Medioevo. Dopo circa 12 anni dall'ultima volta che è stata fatta questa iniziativa, quest'anno è stato possibile riproporla ancora, con la collaborazione prima di tutto dell'amministrazione comunale, degli sponsor, del BIM Piceno e soprattutto anche del gruppo storico di Porta Tufilla, che ha contribuito notevolmente alla riuscita di questa manifestazione. Noi ci tenevamo tantissimo a riproporla, perché per noi questo fatto risale proprio a un'epoca abbastanza lontana, al 1200. Abbiamo avuto anche una partecipazione molto di ragazzi giovani che si sono messi in gioco e che hanno proprio dato un contributo fattivo per la riuscita di questa iniziativa, mettendosi proprio in gioco tutti i giorni e sacrificando il loro tempo libero per questo tipo di iniziativa, per questa manifestazione, insomma.